Oggi è venerdì e c'è il weekly di Barbara Passerini. Le sue chicche, le sue intuizioni che ovviamente gira a noi e ai telespettatori per occupare in maniera più seria, fammelo dire, il fine settimana. È una rubrica seguitissima, dietro c'è tanto studio, c'è tanto filtro da parte della nostra Barbara e complimenti, fammeli fare anche davvero tanti applausi alle tante associazioni culturali che mandano avanti e che ci regalano delle chicche straordinarie nei teatri abruzzesi. Ricchissimo l'Abruzzo di tanti luoghi fatti e pieni di cultura, e Barbara ha il compito davvero complicato ed arduo di andare ad intercettare gli eventi più meritevoli. Qualcuno sicuramente rimarrà fuori, ma noi poi ogni settimana riproporremo, credo, no? Le indicazioni della nostra Barbara, che ha un occhio diverso rispetto a tante altre persone. E allora andiamo subito a guardare insieme gli appuntamenti che l'amica Barbara Passerini ci propone nel suo weekly. Cari amici di pomeriggio, bentornati al nostro weekly, il calendario degli spettacoli che ci terranno compagnia fino al prossimo venerdì. Come abbiamo già detto nelle scorse puntate del weekly, le stagioni sono praticamente chiuse. Vedremo nel corso di questa puntata come in realtà ci sia solo ancora una stagione che chiuderà proprio in questa settimana la sua programmazione, ma non mancano di certo gli spettacoli, perché tanti sono i festival che iniziano le loro proposte, le loro attività, e anche ci sono poi delle proposte estemporanee come quella che vi proponiamo, appunto vi mostriamo nella prima scheda. La prima scheda riguarda Aspettando il Giro, per la tappa del Giro d'Italia che ci sarà ai Prati di Tivo l'11 di maggio. Aspettando il Giro, venerdì 10 maggio dalle ore 18, degli eventi allieteranno cittadini e anche appassionati di biciclette e anche i non appassionati che però amano la musica, perché alle 18 di venerdì 10 maggio nel Piazzale degli Eroi di Pietracamela in provincia di Teramo in concerto ci sarà Setac. Il concerto sarà poi seguito anche da un ottimo aperitivo a cura della Proloco di Pietracamela e il pranzetto in bottega. Setac, il cantautore ormai balzato agli onori delle cronache, la sua musica è una musica impegnata, ma con fortissime radici locali. Lui è Nicola Pomponi, è un chitarrista appunto e un cantatore abruzzese che nelle sue canzoni esprime grandi contenuti, profondi contenuti, anche grazie a un dialetto sussurrato, a volte gridato, ma recuperato dalla tradizione, dalla cultura locale. Il concerto arriva dopo, proprio subito dopo l'uscita dell'ultimo album di Setac, che è uscito proprio il 7 maggio e si chiama Assamanu. Assamanu chiude una trilogia, sono 11 brani, tutti con titoli particolari, ve li vado a leggere: L'Uride Lupiagne, La Fame e la Sete, L'Ervanz Fa Pugnale, Di Chissi Lufia, Cur Cur, Assamanu, Chiedo alla Polvere, Figli della Storia, Troppe Parole, A Me, Sono Felice Vincenzino. Ecco, questi sono i titoli dell'ultimo album di Setac. Lui è un cantautore molto amato in Abruzzo e non solo.
andiamo a sentirlo venerdì 10 maggio alle ore 18 nel Piazzale degli Eroi a Pietracamela per Aspettando il Giro. Andiamo dunque alla seconda scheda del nostro weekly che ci propone allo Spazio Matta di Pescara questa sera alle 21 uno spettacolo di teatro danza inserito all'interno della proposta del Festival Arti in Vita, un'andatura un po' storta ed esuberante, versione numero 1 di Antonio Tagliarini. Il punto di partenza del nuovo lavoro di Antonio Tagliarini è l'opera Spectacular Board del 1982 dell'artista americana Jenny Olsen. Ebbene, questa opera di Jenny Olsen era una enorme installazione dove su un pannello venivano riportate delle frasi provocatorie. E Tagliarini concentra la sua attenzione su una di queste frasi: "Protect me for what I want", un'interruzione, un imprevisto, un inciampo che gli ha cambiato la vita. È una preghiera capace di generare un'infinità di domande. "Protect me from what I want", vediamo come lui rielabora questo pensiero e questa installazione, questa creazione artistica attraverso il teatro danza, venerdì 10 maggio, cioè questa sera alle ore 21 nello Spazio Matta di Pescara per il Festival Arti in Vita. Sempre per il Festival Arti in Vita, un altro appuntamento, questa volta sabato 11 maggio, alle ore 21, ma al Marrucino di Chieti, in prima nazionale, uno spettacolo di teatro e musica Kundur di Atis Otzer. Kundur, proprio un proseguio di proposte per questo festival Arti in Vite che non fa altro che stimolare le nuove produzioni e ci propone le nuove tendenze performative che uniscono vari linguaggi artistici, in questo caso quello del teatro e della musica contemporanea. E grazie alla collaborazione con Alvise Sinivia, l'artista associato del festival, viene proprio selezionato uno spettacolo di Arti in Vita da proporre all'interno del Teatro Marrucino e per proprio avvicinare le nuove generazioni alla musica contemporanea. Atis Otzer è una musicista di origini turche che proprio adatta il suo spettacolo per una versione italiana e collaborerà in questa occasione, quindi in prima nazionale, con il coro dell'Ateneo dell'Università d'Annunzio in canto. Quindi ricordiamo la data, domani sabato 11 maggio alle ore 21 in prima nazionale al Marrucino di Chieti, Kundur. Altro spettacolo proposto dal nostro weekly, sempre per sabato 11 maggio, sempre alle ore 21, ma questa volta a Città Sant'Angelo, al Teatro Comunale, è l'ultimo appuntamento della stagione di prosa del Teatro Comunale di Città Sant'Angelo, Giacomo Ferrara in scena con Il diario di un pazzo di Mario Moretti, liberamente ispirato all'omonimo racconto di Nikolaj Vasilevich Gogol, la regia di Alessandro Prete. Ecco, è un viaggio nella mente di un uomo, nelle sue paure, nei suoi desideri, nei suoi istinti. Lo porta in scena Giacomo Ferrara in Diario di un pazzo domani sera alle ore 21 a Città Sant'Angelo al Teatro Comunale.
La stagione concertistica del Teatro Marrucino propone un concerto e lo vediamo nella prossima scheda, eccolo, Mark Bukow, domenica 12 maggio alle ore 18 insieme a Giuliano Mazzoccante saranno in scena al Teatro Marrucino di Chieti per questo concerto. Lui, Mark Bukow, è un violinista belga, quindi si esibirà al Teatro Marrucino, è chiaramente un artista sofisticato e impeccabile, uno dei musicisti più poliedrici della scena internazionale. Si è esibito in molte delle sale da concerto più prestigiose del mondo, come la Wigmore Hall, Carnegie Hall e il Concert Bigbaum di Amsterdam. E infine, ma non per ultimo, il Teatro alla Scala di Milano. Attualmente ospite fisso del Festival di Weihenbacher in Svizzera e verrà accompagnato al pianoforte dal direttore artistico del Teatro Marrucino, Giuliano Mazzoccante. Ricordiamo la data, domenica 12 maggio alle ore 18 al Teatro Marrucino di Chieti. Ci fermiamo ora per dare spazio, siamo più o meno a metà del nostro weekly e come di consueto diamo spazio ai preziosi consigli della regia. Castelli, un gioiello ai piedi del Gran Sasso. Il borgo e la sua arte sono indissolubilmente legati alla natura che qui esprime la sua grande bellezza. Un borgo circondato da un paesaggio mozzafiato ai piedi del Monte Camicia, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Castelli vive nella sua storia e nel suo presente un rapporto quotidiano con la natura, superba e incontaminata, protagonista da sempre dei paesaggi riprodotti nelle sue ceramiche artistiche. Non vedo l'ora di andare a Castelli. Ah, giusto! Rima ci aveva invitato ad andare a Castelli. Ci andiamo o no? Certo, ci andiamo. E sarà, sarà. Eccoci tornati, siamo tornati proprio per parlare di un nuovo spettacolo che è proposto all'interno di Teatri Resistenti, questo festival organizzato dall'AMPI e anche dalla Brigata Maiella. Chiaramente i temi ricordano quelli per cui partigiani hanno combattuto e sono anche morti, e questo è proprio così rappresentato dal ciò che leggiamo proprio nel manifesto del festival: la nostra libertà è nata in un campo di papaveri rossi. Ecco, la proposta del festival Teatri Resistenti è per il giovedì 16 maggio alle ore 21 al Cineteatro Sant'Andrea di Pescara, Sciaboletta, la fuga del re, portato in scena e anche scritto da Alessandro Blasioli. Chiaramente la storia di re Vittorio Emanuele che scappa insomma in maniera poco reale, poco maestosa, e ci si chiede nello spettacolo se effettivamente un comportamento diverso avrebbe potuto cambiare le sorti della nostra nazione e del popolo. A Pescara, al Cineteatro Sant'Andrea, in scena il 16 maggio alle ore 21, Sciaboletta, la fuga del re, di e con Alessandro Blasioli. Sempre a Pescara, al Florian Espace, venerdì 17 e sabato 18 maggio alle ore 21, Elisa di Eusanio,
porta in scena un suo lavoro di cui è anche produttrice insieme al Florian Metateatro, Club 27, di e con Elisa Deusanio, alla chitarra e voce Milano Merlin, basso e voce Frombo, alla batteria Stefano Costantini. Ecco, Club 27 narra proprio le storie dei tanti artisti che muoiono, sono morti, ci hanno lasciato a 27 anni. Elisa Deusanio lo porta in scena a Pescara, al Florian Space, venerdì 17 e sabato 18 maggio alle ore 21. La prossima scheda ci regala ancora della musica. Siamo a venerdì 17 maggio al ristorante Zenobi di Colonnella per il Festival Jazz che caratterizza questa cittadina. Jessica Pina, tromba e voce, sarà in scena appunto al ristorante Zenobi insieme a Tony Fidanza al pianoforte, al Domingo Munietti alla chitarra, a Massimo Giovannini al basso e Massimo Manzi alla batteria. Jessica Pini è nata in Portogallo ed è un'artista R&B e soul che diciamo porta queste tonalità e queste sonorità in maniera al pubblico in maniera anche molto contemporanea. Lei viene giudicata una cantante di grande carattere con una presenza scenica importante. La possiamo sentire venerdì 17 maggio al ristorante Zenobi di Colonnella, Jessica Pina. L'ultima scheda di questo nostro weekly parla ancora una volta di un festival che si chiama Pulpa Festival. Il 17, 18 e 19 maggio sarà in scena a Montesilvano dalle 18 per tre eventi che vediamo nella scheda: Johnny Marsiglia, Davide Shorty e Biz degli One. Saranno a Palazzo Baldoni. Ecco, in questo caso il festival è un festival multidisciplinare perché si tratta di un festival di arte, di street art, quindi graffiti, laboratori per grandi e piccini, cibo e buona musica. Gli artisti della scheda che vedete in onda sono tutti rapper e sicuramente fanno parte di questo grande mondo della street art e della urban art. Ripetiamo i nomi: il 17 maggio Johnny Marsiglia, 18 maggio Davide Shorty e 19 maggio Biz e degli One. Sono tutti a ingresso gratuito. Questa era l'ultima scheda del nostro weekly. Io come sempre vi invito proprio a godere degli spettacoli dal vivo, che siano essi di musica o di teatro o anche di danza. Ci sono tanti festival che aprono i battenti proprio in questi giorni, sicuramente ce n'è qualcuno vicino a voi, andatelo a visitare, andate a vedere gli spettacoli. E vi do appuntamento a venerdì prossimo con ancora altre proposte e nel frattempo vi saluto e buon fine settimana a tutti.